Allora, c'era una volta il crimine, terzo capitolo, continua la farsa, però mi sembra, Max, che questa volta tu abbia voluto dare al film anche un altro senso. C'è l'omaggio alla commedia all'italiana, però c'è anche una riflessione. Quindi ti chiedo, come mai questa svolta, nonostante si rida molto? Beh, diciamo, per me non è una svolta perché insomma, ho fatto film come nessuno può giudicare, o gli ultimi saranno ultimi, dove avevo, o Viva l'Italia stesso, un approfondimento ed era commedia all'italiana comunque. E in questa saga è vero, è una svolta perché probabilmente il secondo capitolo di questa saga era un po' più farsesco. E questa invece è una commedia all'italiana con un pizzico di fantasy perché comunque loro si trovano lì per via di un viaggio. Nel tempo, io sono commedia all'italiana. I miei maestri, diciamo, a cui mi ispiro sono Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, Elio Petri, Comencini. Cioè, io ho respirato quel cinema, mi piace quel cinema e soprattutto ho fatto 50 anni e sai, non si torna molto indietro. Ho voglia di divertirmi diversamente adesso, ho meno goliardia. Forse meno voglia di leggerezza e più voglia di fare film divertenti, ma approfondendo. A cominciare da Giampaolo, il set, credo che ci sia un gruppo di attori, ma un gruppo di amici. Quindi vi chiedo, quanto influisce il volersi bene dal punto di vista positivo? Oppure magari può far perdere quella concentrazione, quell'attenzione, perché no, come quando si sta in classe, con l'amico, insomma, la concentrazione può calare perché c'è un rapporto forte d'amicizia. Ma Immagino di no. con questi fenomeni non cala mai. No, no, anzi, l'affetto, la stima reciproca porta soltanto a cose positive sul set, a cose belle, a improvvisazioni, alla Loro fiducia addirittura reciproca. si passano le battute, ma non è meglio che la dice Giampi? Questo, ti giuro, non sto scherzando, Sì, perché sì. se vogliono bene e perché vogliono che il film vada bene, quindi loro. Eravamo tutti a lavorare per la riuscita del film con grande sintonia e devo dire poi Max mette di buon umore, ha un grande talento che non è scontato, quello di portare, che è compito del regista, oltre a quello di dirigere un film, è quello che comanda, detta anche l'umore che si respira su un set. Se fai una commedia e l'umore non è buono, vengono fuori cose no, non tanto buone, ecco. Vero. Invece lui ha la capacità di farti sentire libero, ma nello stesso tempo protetto, controllato e poi, insomma, con Gianmarco già c'è una grande affinità, abbiamo fatto 5-6 film insieme e Marco Giallini, che ho sempre ammirato, stimato molto come attore, come collega, è stata una grande scoperta, una grande scoperta umana proprio. Il viaggio nel tempo è l'utopia, il sogno più grande, probabilmente un po' di tutti. Quante volte abbiamo pensato, immaginato, sperato di poter tornare indietro. Vi chiedo, c'è un personaggio storico, qui incontriamo il presidente Pertini, c'è un personaggio storico che vorreste incontrare e cosa direste a lui? Comincia Morelli. Ma io guarda proprio, no, io proprio Mussolini, insomma, sì, l'abbiamo incontrato, poi logicamente nel film, il film deve andare avanti in un certo modo, ma se uno avesse potuto parlargli liberamente, è chiaro che col senno del poi è tutto più facile, però ha detto, non ci buttiamo in questa cosa assurda, no? Che poi ne pagheremo le conseguenze e ancora le stiamo pagando. Ma io invece mi piacerebbe tornare indietro nel tempo e conoscere Napoleone Bonaparte perché si sono ispirati tutti a lui, come tipo di dittatore, diciamo così, per veramente passare dei giorni con lui e capire qual era il suo fascino, il suo carisma che ha ispirato per secoli e secoli gli altri dittatori. A cominciare dall'immagine del cavallo, che forse quella è la Esatto. in cui si rivedono un pochino tutti questi. Chissà quanto sarebbe divertente, purtroppo non è possibile. Grazie mille, A te. Ciao, grazie, grazie, caro. grazie.